tutti, grazie per essere intervenuti in questa domenica soleggiata, per fortuna. Oltre ad essere oggi il nostro esordio casalingo per questa stagione 2017-2018, è una giornata particolare perché la famiglia del nostro amico Peppino Califfi, recentemente scomparso, ha deciso di donarci il defibrillatore, che come sapete è obbligatorio e che comunque è importante in una struttura sportiva perché può salvare anche delle vite. Io ringrazio di cuore, di vero cuore, la famiglia Califfi e soprattutto Sebastiano per l'impegno prodigato e gli passo il microfono. Buonasera e grazie di essere qui. Io volto fare questo gesto in memoria di mio fratello, che come ben sapete... Questo campo ha passato, penso, momenti felici nella sua breve vita, quella che ha potuto vivere appieno. Il resto lo sapete, è storia nota e lo sapete tutti. Scusate, grazie. La parola al sindaco, che Sebastiano ha voluto che fosse presente anche l'amministrazione comunale, come è giusto che sia. Grazie. Volevo dire a Bastiano, siamo tutti commossi per questo evento luttuoso che ci ha colpito la tua famiglia, ma tutto il paese e tutti gli sportivi, perché Peppino era uno sportivo di valore, un calciatore di valore, tant'è che circa più di 20 anni fa, credo, 25 anni fa, giocava con l'Indipendente in prima categoria a Furci ed era uno dei migliori, come sa pure il giornalista che di Furci è. E dico, un appassionato di pallone, di sport, una persona veramente a modo e anche nella vita civile. Noi ringraziamo per il nobile gesto Bastiano e la famiglia Califfi tutta. E siamo... Siamo veramente grati e lo ringraziamo di cuore. Noi con questo defibrillatore, chiaramente è un ausilio, diciamo, che può salvare vite, è chiaro che può salvare vite. Noi abbiamo la fortuna di poterlo utilizzare da subito, mai lo dobbiamo utilizzare, ma se dovesse esserci la necessità, dovete sapere che qua nella squadra del Limina gioca il mio amico Carpillo, figlio di Michele Carpillo, che è mezzo il menoto, diciamo, che ha sposato una Calabro, no? Ed è una persona, diciamo, che è capace di usare questo strumento. Cercheremo di addestrare una squadra che possa utilizzare questo defibrillatore da essere disponibile subito in tutti i posti. Perché abbiamo pure, dobbiamo noi mettere in piazza Marconi un apparecchio simile ed abbiamo bisogno di una squadra che sia capace di poterlo utilizzare se necessario, come ripeto, speriamo mai. Quindi un ringraziamento ancora di cuore a questa famiglia generosa che ha fatto un nobile gesto e vi ringrazio di tutto e grazie ancora a Peppino. Grazie. Paolino per una benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Il Signore benedica questo strumento medicale, questo defibrillatore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, buono, grazie. Allora, noi abbiamo pensato per te, caro Sebastiano, che in questi giorni ci hai dedicato molta attenzione, molto tempo e molta passione a questa cosa, di omaggiarti con una piccola targa che rimarrà a te come ricordo. E invece, per quanto riguarda
Per quanto riguarda Peppino, quando giocava lui ancora c'erano un altro tipo di magliette e queste cose non succedevano. Adesso ci sono i numeri, ci sono i nomi scritti e noi abbiamo pensato che lui avrebbe fatto piacere e te la donerà il capitano. Basta. A posto. Grazie a tutti per essere intervenuti.